cittadina mi disse: sindaco, che bel parco e che cucina. Peccato che il nostro clima possa essere utilizzato pienamente solo per meno di metà dell'anno. Quella che vediamo oggi è la risposta dell'amministrazione comunale non solo dal punto di vista gastronomico, perché questa baita si presta a ospitare incontri pubblici, corsi, attività extrascolastiche e ogni genere di iniziativa, anche turistica. Davvero una struttura bella e compatibile con un parco di montagna che occupa lo stesso spazio del tendone precedente, che era inagibile per diversi mesi dell'anno, e consente di organizzare al proprio interno eventi in ogni stagione e orario senza doverli annullare a causa del meteo. La casetta è in legno ignifugo, dotata di corrente elettrica, usufruisce del wifi free che abbiamo installato nel parco e viene rapidamente riscaldata tramite una stufa di portata idonea. Stanno già arrivando diverse richieste da parte delle associazioni. È mio desiderio che sia disponibile al più ampio numero di persone, specie ai giovani, anche in orario serale. Nel prossimo Consiglio Comunale verrà portato il regolamento per l'utilizzo e poi i cittadini potranno avvalersi della struttura. Ringrazio l'assessore Anna Consoni, la Regione Lombardia, le due comunità montane dell'area orientale e della Valsassina. Abbiamo qui con noi l'assessore della comunità montana dell'area orientale, Alessandro Paroli, a cui poi cederò la parola. Tutti coloro ringrazio che si sono dedicati alla realizzazione dell'opera per l'ottimo lavoro eseguito che offre a Ballabio quello che ancora mancava e rappresenta un'opportunità in più per essere un paese vivo per 12 mesi.